Allora, chi siete e qual è il motivo della protesta, Allora, della manifestazione? siamo ex lavoratori socialmente utili che prestiamo servizio nelle scuole, garantiamo le pulizie nelle scuole da oltre un ventennio. E dopo svariati incontri al Ministero che dovevano, insomma, garantire il livello reddituale e occupazionale dei lavoratori, con le famose scuole belle finanziate dalla Comunità Europea e anche tramite il MIUR nazionale, siamo arrivati al punto che le aziende che sono subentrate al momento non stanno pagando gli stipendi ai lavoratori, perché c'è un conflitto di interessi con il consorzio che deve uscire, il consorzio che deve subentrare. Però chi sta pagando le pene sono i dipendenti che ad oggi non vengono pagati gli stipendi e si sta creando una banca ora al negativo, e quindi Quanti sono i dipendenti interessati da questa problematica? in provincia di Caserta sono oltre un migliaio. In ambito regionale In ambito invece? regionale ne siamo quasi 4.000, perché nel frattempo alcuni sono stati pensionati, e quindi è un problema sociale abbastanza grosso, specialmente per la provincia di Caserta, che già è una provincia fortemente, insomma, danneggiata per quanto riguarda il livello occupazionale. Questa sarebbe un'altra tegola ancora pesante sulle famiglie e sulle scuole, perché, come ripeto, noi facciamo le pulizie nelle scuole e garantiamo la pulizia agli istituti scolastici. Stamattina c'è un incontro in prefettura. Stamattina abbiamo fatto questa manifestazione per sollecitare un pochettino il signor prefetto perché intervenga presso il Ministero, e contemporaneamente si sta svolgendo una riunione al MIUR che i nazionali stanno avendo con i responsabili nazionali stanno avendo con il Ministro. Grazie. Grazie a voi. La cosa è che tutto il paese, tutta la parte nazionale va scioperata, si rompe una cosa che fanno tutti. Quindi una volta che si rompe il fronte, una volta rotto il fronte, dopodiché si rompe Allora, il problema dello sciopero a Roma, oggi, come dire, non è necessario per il semplice fatto che noi gli accordi che si stanno facendo della retribuzione, dei livelli occupazionali, ora stiamo parlando anche ora che deve essere riparato, che già è esistente. Oggi il tavolo a Roma deve dire semplicemente che l'accordo fatto a febbraio è esistente. Non è rispettato.